Nell'epoca contemporanea esiste una certa attenzione e fascino per una via all'interno della tradizione islamica. Sto parlando del movimento eterodosso e pregno di differenziazioni al proprio interno, denominato sufismo. Le pratiche da loro osservate ed il modello di devozione da loro espresso spesso viene inteso dai non musulmani come addirittura altro dall'Islam, generando così malintesi e problematicità. Anche nei territori a maggioranza musulmana, come si è potuto vedere recentemente dai conflitti, i sufi sono stati vittime e bersagli di quel modello fondamentalista seguito dalle correnti più radicali dell'Islam, che ad oggi sono e rimangono una percentuale tuttavia molto bassa rispetto alla maggioranza, decisamente più moderata, dei musulmani, che continuano ad aver rispetto per la grande tradizione che fin dai primi albori della nascente religione islamica vide persone interessate ad avvicinarsi al modello di vita reso esemplare dal sigillo dei profeti Muhammad. Già a partire dall'VIII secolo furono scritte decine di opere sull'ascetismo. Questi testi si concentrano sul modello di vita del profeta Muhammad e Gesù, includendo all'interno i compagni di Muhammad. Tra le figure più importanti del panorama ascetico musulmano è certamente la figura di Hasan al-Basri. Pur non palesando alcun tipo di atteggiamento di carattere mistico, il sufismo prese molto spunto da questa importante figura. Citando spesso sermoni e detti da lui evocati attraverso la visione del giorno del giudizio, cito: «O figlio di Adamo, ingordo, ingordo, morirai da solo, entrerai nella tomba da solo, sarai resuscitato, resusciterai da solo, sarai giudicato da solo». È certo che la prima forma che il sufismo trasse dipese molto dal panorama ascetico, che a sua volta trovava forte attrazione, soprattutto negli aspetti esteriori, dai monaci cristiani del deserto siriano, imitandoli nei loro indumenti e nei loro esercizi, come la pratica della preghiera di Gesù, che risulta essere una forma simile al culto di devozione sufi denominata dhikr, che consiste nella ripetizione in crescendo o in silenzio del nome di Allah. Il dubbio contemporaneo sull'appartenenza del sufismo all'Islam viene completamente superato dalla principale ispirazione dei sufi, sia moderni che antichi, il Corano. L'esegesi del testo forma una parte essenziale della letteratura sufi. Risulta essere esemplare e di grande ispirazione per le prime successive esperienze e tradizioni mistiche sufi, così difficoltose a rendersi traducibili a parole umane. Il versetto della luce 24:35: «Dio è la luce dei cieli e della terra, e la sua luce somiglia a una nicchia in cui c'è una lampada, e la lampada è in un cristallo, e il cristallo è come una stella lucente. La lampada arde dell'olio di un albero benedetto, un olivo né orientale né occidentale, il cui olio quasi brilla anche se il fuoco non lo tocca. Luce su luce, Dio guida alla sua luce chi vuole. Dio narra agli uomini degli esempi. Dio conosce tutto». Ciò che risulta sorprendente agli occhi dei non musulmani è osservare come una delle figure più amate ed apprezzate tra i primi sufi fu una donna di Basra, Rabia al-Hadawiya. Di lei si dice che fosse una schiava, liberata dal padrone che aveva riconosciuto in lei le caratteristiche di una santa. Essa divenne una asceta, dedita al misticismo, forte qual era il suo desiderio di unione, unità con Dio. Non ebbe alcun maestro spirituale, rivolgendosi direttamente a Dio. Rinunciò
a tutti i beni del mondo e a qualunque desiderio, dedicando la sua intera vita alla devozione per Dio, al suo servizio, alla sua contemplazione e all'estasi. Strappai dal mio cuore ogni attaccamento alle cose del mondo e distolsi il mio sguardo da ogni realtà mondana. Intorno a lei si riunirono man mano sempre più persone devote, diventando poi dei veri e propri discepoli. L'esser donna non limitò il suo esercizio di devozione. Un giorno, narrano le leggende, lo stesso Hasan al-Basri si recò a farle visita e le chiese cosa ne pensasse del matrimonio. La sua risposta, come molte altre, fu lapidaria. Il matrimonio per lei non significava nulla, poiché esso esisteva solo attraverso Dio. Il cammino verso Dio doveva essere ricercato solo attraverso l'amore, un amore devoto, fedele, totalmente disinteressato per Lui. Tale amore implicava escludere l'amore per un altro essere umano o qualsiasi altro oggetto, includendo all'interno di questo lento e progressivo distacco nei confronti dell'adorazione anche i simboli fondamentali dell'Islam, come la Kaaba e l'amore per il profeta. La casa è un idolo adorato sulla terra e pietra. L'amore di Dio ha riempito il mio cuore a tal punto che non c'è restato posto per amare o detestare un altro. Essa rifiutava l'adorazione di Dio, motivata per preoccupazioni per il giorno del giudizio. Così dice: «Oh Dio, se ti adoro per la paura dell'inferno, bruciami nell'inferno. E se ti adoro per la speranza del paradiso, escludimi dal paradiso. Ma se ti adoro solo per te stesso, non lesinarmi la tua eterna bellezza». È normale rimanere un po' sorpresi dall'ardente devozione espressa, tanto ardente da mettere in crisi i concetti e le tappe canoniche dell'Islam ortodosso. Rabia non fu però l'unica a professare un modello definito spiritualmente ebro, tale cioè da non riconoscere le pratiche moralmente accettate, di conseguenza antinomistico e radicale a livello sociale. Tale, per esempio, fu Abu Yazid Bistami. La sua notorietà deriva per lo più dalle proprie esperienze statiche, dato che non scrisse nulla, per il motivo derivante dall'esaurirsi del ricordo successivo all'esperienza mistica. Tutti coloro che lo ascoltarono tramandarono il suo messaggio, impregnato dal giudizio, secondo cui chi possedeva una conoscenza mistica di Dio poteva dirsi superiore ai giurisperiti musulmani, in quanto essi rimanevano ancora ancorati dalla conoscenza che li vincolava ai dotti del passato, attraverso una conoscenza puramente libresca. Così vi è narrato, come si espresse davanti ai dotti: «Avete acquisito la vostra conoscenza da un uomo morto, mentre noi abbiamo acquisito la nostra conoscenza dal vivente, che mai muore». Tale profonda era l'estasi raggiunta da perdere completamente la propria individualità, la propria persona, ormai colma di Dio, da staccarsi da ogni particolarismo. Si dice che abbia detto: «Ho abbandonato me stesso, come un serpente abbandona la propria pelle. Poi guardai, ed ecco, io ero lui». Nei suoi confronti vennero additate molte accuse di blasfemia, dato il messaggio così radicale, colmo di contenuti esoterici, non atti ad un pubblico. Ad ogni modo, Bistami come Rabia non mirarono mai a predicare alle masse musulmane, rimanendo all'interno della loro via e avvicinati soltanto da coloro che erano interessati a sperimentare la loro presenza, evitando così attacchi sia sul piano personale che giuridico. Una figura leggendaria, appartenente al cerchio dei sufi spiritualmente ebri, fu Al-Hallaj, il più famoso martire del sufismo. Esso predicò in lungo e in largo attraverso l'immenso dominio musulmano, acquistando notorietà e seguito popolare attraverso gesta miracolose
e la sua capacità di dialogare e lasciare il suo messaggio in modo semplice alla gente comune. Come Rabia, il fulcro del messaggio rimase incentrato sulla simbologia del cuore e sull'amore incondizionato per Dio, mettendo in secondo piano i fondamenti normativi della morale normalmente condivisa e osservata nella Sharia e i cosiddetti cinque pilastri dell'Islam, come ad esempio il pellegrinaggio, Hajj, risulta essere una tappa obbligatoria da compiere almeno una volta nella vita. Una sua citazione, invece, rimarca la centralità del cuore e come l'Hajj, il pellegrinaggio, possa essere eseguito nel proprio cuore senza recarsi alla Mecca. La sua affermazione estatica più famosa, a lui attribuitagli, «Io sono il vero», con cui applicava a se stesso uno degli epiteti di Dio, è stata paragonata al detto di Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita». Al-Hallaj fu incarcerato e messo a morte nel 922 per crocifissione a Baghdad davanti ai suoi oppositori, i quali erano preoccupati dell'impatto della sua eloquenza con la gente comune, cercando di rendere popolare il sufismo e minacciando ai loro occhi la stabilità della comunità. Il sufismo, cosiddetto ebro, non terminò con la sua morte, ma dopo di essa, coloro che seguirono tale sentiero si preoccuparono di mantenere un profilo basso, mantenendosi all'interno della morale pubblicamente accettata. Coloro che invece cercarono, fin dal principio, di armonizzare progressivamente l'esperienza mistica e interiore della fede con i precetti della Sharia, integrando gli uni con gli altri, furono essenzialmente due, Al-Maki e Al-Ghazali. Al-Maki concentrò i propri sforzi intellettuali, cercando di dividere la dimensione esteriore da quella interiore della fede, in modo tale che l'una non potesse escludere l'altra, interdipendenti e complementari, così da poter creare un tutt'uno indispensabile per la vita di ogni buon musulmano. Il libro in cui descrisse questa operazione si intitola Il nutrimento dei cuori. L'opera si presenta secondo un modello organizzativo simile ai libri di giurisprudenza islamica tradizionale, presentando ed esaminando i cinque pilastri dell'Islam, attribuendoli ad ognuno, oltre che all'esecuzione esteriore, anche un profondo significato interiore. Non troppo diversamente dai precedenti rappresentanti sufi, Al-Maki pone al centro della sua speculazione il cuore. È il cuore che dà all'uomo la conoscenza di Dio, che svela la verità di Dio. La fede, interpretata in questo modo, risulta essere un moto devozionale armonizzato dalle regole comunitarie, seppur discostandosi in modo comunque evidente da un apprendimento esclusivamente scolastico. Al-Ghazali è una pietra miliare nella storia del sufismo e della cultura classica islamica. Egli concorda con il movimento introdotto da Al-Maki, secondo cui il sentiero sufi verso una conoscenza profonda ed esperienziale attraverso il contatto mistico con Dio non doveva implicare un distacco dalla Sharia, la strada maestra della legge rivelata di Dio. L'osservanza precisa e devota delle pratiche esteriori per Al-Ghazali non risultano superflue, bensì parte necessaria e completamento della devozione nei confronti di Dio, in quanto in sé medesime celano un aspetto interiore profondo. Nel suo libro La rivivificazione delle scienze religiose chiarisce senza ombra di dubbio, riprendendo l'integrazione tra dottrina del cuore e morale comune, che il sufismo non è un'alternativa all'Islam formale, ma un suo completamento, ricordandolo non solo alla maggioranza di musulmani, ma anche a quei sufi che avevano preso direzioni antinomistiche tali da mettere in discussione, agli occhi di molti, la stessa fede nell'Islam. Questo, però, non deve escludere
la contemplazione statica di Dio nel cuore divinamente illuminato attraverso il fuoco interiore. Tutto deve avere un equilibrio per Al-Ghazali. Sia l'aspetto esteriore che quello interiore della fede sono necessari. La fede, raggiunta attraverso lo svelamento, una progressiva esperienza interiore, sottile, del processo riflessivo, come uno specchio sull'anima, lasciato dalla verità, risulta essere preferibile alla fede basata su di una pedissequa credenza, alla ragione, piuttosto che alla tradizione. Al-Ghazali scrisse anche un'autobiografia, intitolata La salvezza dalla perdizione, in cui descrive la sua personale vicenda, avvenuta nel 1095, durante la quale, nel bel mezzo della sua vita quotidiana, subentrò tutto ad un tratto la mano di Dio, che mutò la sua lingua durante lo svolgimento della lezione tenuta alla madrasa imperiale. Durante un lungo pellegrinaggio all'interno del mondo musulmano, si rese conto che tutta la sua conoscenza libresca non era in grado di aiutarlo a raggiungere la conoscenza di Dio. Dopo la crisi, egli può dire al lettore di sapere con certezza che i sufi sono gli unici a seguire la via che conduce verso Dio. Seppur apparentemente concordanti alla visione appartenente a coloro che descrivono il fenomeno del sufismo in quanto estraneo alla dimensione culturale islamica, ritrovandosi soleticati dalla legittimità delle proprie idee, osservando soprattutto il primo gruppo descritto, coloro che si pronunciarono ebri spiritualmente, è importante sottolineare quanto entrambi gli esponenti siano intrinsecamente ed inesorabilmente influenzati dallo stesso messaggio islamico, reso manifesto nel primo pilastro dell'Islam, cioè la testimonianza di fede, Shahada, che pone in modo rigoroso il dogma dell'unicità di Dio e l'accettazione del messaggio profetico da parte di Muhammad. Infatti, anche coloro che appartengono a quella modalità di manifestare la propria fede in modo non comune ai precetti della Sharia, che a parole, come Arabia, arriva a negare l'importanza della Kaaba o della stessa figura del profeta, con i fatti emula l'esempio di devozione intensa del profeta stesso nei confronti di Dio, trovando accoglimenti nel messaggio contenuto nel versetto del Corano 3.144, in cui i musulmani sono così redarguiti: Muhammad è soltanto un inviato di Dio, come gli inviati che l'hanno preceduto. Se egli troverà la morte o sarà ucciso, vi ritirerete. Prendendo in riferimento questo passo e separando Muhammad come esempio da Muhammad come persona, individuo finito, risulterebbe vero che la figura del profeta viene additata come l'esempio del primo sufi, modello di devozione, prostrazione nei confronti dell'unico Dio da seguire e imitare ad ogni modo. Per una completa comprensione della fede, come viene dipinta da un sufi, apparentemente più moderato e sobrio da parte della società dell'epoca come Al-Ghazali. L'esempio di questa grande difficoltà e difesa da parte del sufismo, consapevole dei pericoli avvertiti nel misticismo, che avrebbe minacciato la stabilità della società musulmana, turbando la via maestra della Sharia, spinse gli autori sufi a definire le condizioni dell'unione mistica con Dio, facendo risaltare gli aspetti interiori della vera religione, senza minare la validità dei rituali esteriori. Per i sufi, Dio ha creato il mondo a propria immagine. Dietro al mondo delle dottrine e dell'apparenza e della legge si trova una realtà interiore che ne è il reale fondamento e che gli conferisce un vero significato. Il Corano mostra Dio come sia visibile sia invisibile. È il primo e l'ultimo, l'evidente e il nascosto, e conosce tutto. Versetto 57.3. Il credente che percorre il sentiero del sufismo si muove dal guscio esterno
al nocciolo interno, dall'apparenza all'essenza. E il Corano invita il credente a guardare. Per quelli che hanno fede certa, ci sono segni sulla terra e anche nelle vostre persone. Non vedete? 51, 20, 21. Come detto in precedenza, il linguaggio adoperato per esprimere le vette spirituali raggiunte durante lo stato di estasi dal Sufi è preso per imitazione dal Corano, che rappresenta nella sua unicità e splendore un unicum nel suo genere, sia come ritmo e cadenza poetica, come espresso in arabo, sia come costruzione del testo stesso. È proprio il ritmo della poesia che rappresenta al meglio il viaggio mistico, con le sue immagini e simboli, che metaforicamente cerca di rendere comprensibile l'incomprensibile per chi non l'ha provato. Al-Ghazali utilizza un ampio repertorio di immagini, sia nelle sue opere in arabo, sia in quelle in persiano. Egli mette in risalto che questo mondo è fuggevole e transitorio. Solo Dio vi dimora per sempre, come detto nel Corano 55, 26, 27. Ogni cosa perirà e resterà solo il volto del tuo Signore, il Maestoso, il Generoso. Il più importante autore della letteratura sufi, Rumi, fuggì dalla sua casa di Balkh, Afghanistan, in seguito alle invasioni mongole, e si stabilì infine a Konya, attuale Turchia. Rumi scrisse in persiano. La sua opera più celebrata, il Matnawi, comprendente 26.660 distici in rima, è stata definita da molti autori sufi successivi il Corano in lingua persiana. È ricca di indimenticabili immagini mistiche e tuttavia intrisa di una profonda conoscenza dell'Islam. In essa, Rumi brama l'unione con il suo amato in un linguaggio profondamente simbolico, senza però perdere di vista l'importanza della legge. Un'immagine chiave della poesia di Rumi è il flauto di canna, Nai. È un ricordo nostalgico della nostra unione primordiale con Dio, e il suo suono malinconico simboleggia l'anima desiderosa di ritornare alla sua dimora originale, con Dio. Come il Corano 2.156 esprime ciò: noi siamo di Dio e a Lui facciamo ritorno. Il Matnawi può essere letto secondo molti diversi livelli di interpretazione, ma il linguaggio figurato di Rumi sul raggiungimento di Dio è più memorabile di ogni tentativo di teorizzazione. Poi, quando avrai finito con la terra, la tua casa sarà il paradiso. Vai oltre lo stato angelico, immergiti nell'oceano, in modo che la tua goccia di acqua diventi una sola cosa con l'oceano. Nei secoli successivi, la composizione della poesia sufi in molte lingue diverse si rivelò un fattore chiave nella diffusione in tutto il mondo musulmano, al di fuori del Medio Oriente, dei concetti religiosi fondamentali. Poeti in terre lontane iniziarono a scrivere versi mistici in turco, urdu, sindhi, malese e altre lingue del sud-est asiatico. Per concludere questo breve excursus all'interno del mondo del sufismo, è importante ricordare quanto ancora oggi, a distanza di secoli, il sufismo sia ancora vivo e rigoglioso. Dall'America all'Indonesia, dall'Africa all'India, comunità di sufi, seppur di scuole differenti, supportano in modo attivo l'attività di sincretismo religioso attraverso l'accettazione di pellegrini provenienti da ogni culto. Ad oggi, infatti, molti santuari dei maestri sufi sono meta di pellegrinaggio, di incontro, da parte di grandi comunità provenienti da diverse accezioni religiose, che in quel luogo si sentono, ad ogni modo, coperte e tutelate. Il sufismo può quindi annoverarsi come un esempio efficace contro l'intolleranza religiosa, un esempio di dialogo e scambio reciproco di quel grande dono che è la spiritualità e l'amore per il prossimo.